E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un video che ci tenevo da un po' di tempo a fare. Appunto, volevo mostrarvi un po' la GoPro, la cam che io uso per registrare un po' tutti i vlog e darvi un po' dei consigli per chi magari vuole iniziare e per chi magari quindi è in cerca di una cam e non vuole magari spendere il nostro proposito. E magari dare qualche consiglio anche sul lato software, quindi come editare, che programma usare e via dicendo. Sarà un video un po' magari un po' informativo, quindi qua non ci sono scene in cui vado in moto, sarà una scena appunto, sarà un video fatto nel mio studio. Partiamo quindi con che cam uso io. Io, come saprete se vedete Instagram sul mio profilo, uso una GoPro Hero 5 Session. È una cam uscita più o meno un anno fa, in concomitanza con la Hero 5 Black, questa qui. Allora, io come vedete l'ho montata sul casco in questo modo. Il vantaggio della Hero 5 Session rispetto alla Black, oltre a delle caratteristiche che vi lascio qui di fianco che potete visualizzare, comunque il vantaggio principale di questa è che è un cubetto piccolino, è molto più piccola e molto più leggera rispetto all'Hero 5 Black o alla Hero 6 nuova. E questo cosa permette di fare? Permette di agganciarla anche lateralmente al casco senza problemi di peso, perché infatti diversi motovlogger con i quali ho parlato in questi mesi, che loro invece usano una Hero 5 Black, è una cam quella un po' più grossa e mettendola lateralmente sul casco hanno problemi di peso, nel senso che comunque la cam pesa sul casco, mentre questa qui a qualsiasi velocità io a quale sono andato non mi ha mai dato assolutamente problemi. Come vedete la tengo lateralmente, ho fatto questo setup qua con delle basette, degli agganci della GoPro. Ovviamente nessuno mi vieta di metterla in altre posizioni, metterla magari davanti, eccetera, eccetera. Su questo discorso qui vi dico già che dipende da tante cose come volete mettere la cam. Per esempio, io l'ho messa lateralmente, ma voglio dire, si può mettere anche davanti, ma dipende anche un po' dal tipo di casco. Per esempio, su questo casco, essendo poco a punta, riuscite anche a metterlo davanti, sfruttando le basette arrotondate della GoPro. Mentre invece, per esempio, ci sono dei caschi molto più appuntiti come gli AGV, nel quale posizionarla davanti è un po' più difficile, quindi magari dovete aggiustarvela mettendo la cam più avanti, però lateralmente, e cercando quindi di quadratura dritta. Questo qua dipende un po' da voi, da che stile volete dare, motovlog, eccetera. Appunto, io l'ho messa lateralmente e mi trovo molto bene. Un altro discorso è quello sulle basette. Allora, GoPro fa pagare gli accessori veramente tantissimi, a parte, vabbè, c'era da qualche parte la basetta che trovate nella scatola quando comprate la GoPro, ci sono dentro due basette, c'è dentro una vite e nient'altro, cavo. Quindi se volete fare motovlog e vi serve fare dei setup particolari dovrete pagare gli accessori della GoPro a parte. E tali accessori costano, ve li vendono tantissimo. Ed è per questo che io vi consiglio questa valigetta qua, questa valigetta che ho comprato su Amazon per un prezzo sui... Fatemi spostare il casco perché sennò non ne vengo fuori. L'ho comprata per un prezzo sui 20-25 euro e all'interno mi è arrivato dentro il mondo, a partire da basette, a partire da accessori come la pettorina, come quello per andare in acqua, il galleggiante, e tipo sono arrivati 10 adesivi, 10 basette e altri accessori e attacchi vari che io onestamente non uso. Però mi servivano altre basette, altri adesivi, invece che andare a pagare quelli ufficiali 10 euro per prenderne due, io ho preso quella lì, quella valigetta, mi è arrivato dentro di tutto e ve la consiglio, la trovate appunto su Amazon, vi metterò poi il link in descrizione. Per quanto riguarda la GoPro in sé, invece, rispetto alla Hero 5 Black, cosa perde? Perde fondamentalmente la telemetria. Nel senso che quando avete i dati come il barometro, come l'indicatore di velocità,
ma onestamente vi dico, per fare motovlog a me non servivano, quindi diciamo che per me la cam, questa cam qua, questa GoPro era perfetta, anche perché a livello di registrazione di qualità video, l'avrete visto magari nei video che ho postato sul canale, ha una qualità veramente eccellente, permette di registrare in 4K a 30 frame al secondo, che però io non uso mai. Perché onestamente trovo un 4K abbastanza inutile, a meno che non abbiate un pannello 4K, ma comunque diciamo che la differenza da un 4K a un 1080p non è così, così evidente, soprattutto non è così visibile all'occhio umano, e quindi io preferisco registrare a 1080p a 60 frame al secondo. Ovviamente può arrivare questa a 90 frame anche al secondo, io uso questo set, quindi diciamo 1080p a 60 frame al secondo, che è quella che vi consiglio anch'io per fare video. La durata della batteria più o meno si attesta sull'oretta, quindi non è che dura tanto. Lo svantaggio rispetto alla Hero 5 normale è che non potete cambiare la batteria, ma dovrete invece ricaricare la cam. Quindi, come ogni mio motovlog che faccio quando vado a fare in giro, vi consiglio di prendere un power bank. Questo l'ho pagato tipo 10 euro, è un 5000 mAh e mi permette di ricaricare la GoPro molto velocemente. Questo almeno va detto. Se lo collegate a un power bank di nuova generazione, comunque diciamo che in 20 minuti vi ricarica del tutto la batteria. Quindi diciamo che se rimanete a piedi, fermate un attimo, dai, in un bar 20 minuti e la ricaricate. Un altro invece, un vantaggio di questa cam invece è il sistema di doppio microfono. C'ha infatti un microfono davanti e un microfono dietro, e infatti registra un buon audio. Però ovviamente se volete fare motovlog in moto dovrete attaccare e usare un microfono. E quindi sul discorso microfono quello è un po' più complessa la cosa, perché anzitutto, e questo l'ho imparato a mie spese, se volete usare il microfono esterno per registrare, dovrete assolutamente e necessariamente comprare questo accessorio qui, questo qua che vedete. È un adattatore per il microfono per le nuove Hero 5, Hero 5 Session e Hero 6, e è obbligatorio perché vi permette di collegarlo alla nuova porta tipo C che usano appunto le nuove GoPro. E questa è stata veramente una furbata e barra ladrata da parte di GoPro, perché infatti hanno cambiato il connettore, prima c'era un connettore micro USB normale, adesso hanno messo questa nuova Type-C e vi obbliga a comprare questo accessorio, solo questo, perché non ci sono altri accessori in commercio che possono emularlo e costano meno, ma dovrete per forza comprare questo accessorio qua. Dal costo di 70 euro, quindi praticamente va a costare quasi più questo accessorio stupido qua che non la cam a momenti. E appunto dovrete per forza comprarlo per collegarci appunto un microfono esterno, non esiste alternativa. Microfono, io ho preso un Boya, anche qui vi lascio il link in descrizione. Ho preso quello perché tutti ne parlavano bene, come microfono che aveva un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il discorso appunto dell'audio del microfono è un po' più complesso, perché come collegarlo e come inserirlo all'interno del casco sta a voi, nel senso che dipende da molti fattori. Io ho fatto in questi mesi tantissime prove sul microfono, quindi l'ho posizionato in tanti modi diversi. Quello che ero riuscito a capire in queste prove è che ci vuole, che non basta la spugnetta che c'ha il microfono quando vi arriva in dotazione. Ma io avevo collegato queste delle spugnette che trovate in giro anche su Amazon. Praticamente cosa facevo? Attaccavo con lo scotch, facevo un buco qua dentro queste spugnette, ci mettevo il microfono, poi dopodiché le attaccavo all'interno del casco con lo scotch, con l'isolante, e in questo modo non avevo problemi che l'audio gracchiava quando magari parlavo ad alta voce. E questa è una cosa che vi consiglio di fare, altrimenti quello che ho trovato io come soluzione, adesso non lo vedrete, però ho fatto qua, allora, qua parte il microfono, da qua, qua c'è tutto il cavo che io ho inserito sotto la mentoniera, e cosa ho fatto io? Ho fatto una piccola incisione all'interno del casco, diciamo, della spugna, e ci ho inserito il microfono. In questo modo cosa succede? Quando parlo,
non va a gracchiare, perché la spugna diciamo che assorbe le note alte. E questa è la soluzione che dopo 5 mesi vi consiglio di fare anche a voi. Lo so che non è bello fare un'incisione in un casco, magari anche nuovo, però io così ho risolto tutti i problemi sul vento, sul fatto che note alte gracchiava, sui pop, eccetera, eccetera. Altrimenti cosa fate? Cosa vi consiglio di fare? Quello che ho sempre fatto prima, ovvero chiudere tutte le prese d'aria del casco, prendere una di queste spugnette. Ritagliarle, inserirci dentro il microfono con l'adesivo, col bioadesivo, con l'isolante, attaccarlo dentro il casco e dentro infilarci appunto questo il microfonino. E in questo modo riuscite a evitare appunto che l'audio venga magari gracchiato o che si senta male. Un'altra cosa, ovviamente, un altro consiglio che vi do. Se potete e non andate ad alta velocità, lasciate la visiera un po' più alta, perché in questo modo evita il fatto che l'audio venga troppo scatolato. Questi qua sono tutti i vari consigli, ma ripeto, questo dipende dal mio casco. Casco varia dal tipo di voce, varia dal tipo di persona. Quindi questi sono i miei consigli nel caso avete magari un casco simile a questo. Allora, una cosa che non vi consiglio di fare è di comprare delle cam cinesi, perché io avevo preso su Amazon questa cam qui, è un'Apeman, l'avevo pagata sulle 50-60 euro, aveva tantissime recensioni positive, in effetti a livello video comunque si vedeva discretamente bene, aveva diciamo, un discreto angolo di apertura sulla visuale, i colori erano abbastanza fedeli. Però aveva un audio molto scarso, delle prestazioni molto scarse, qua segna un 1080p che però secondo me non era un full HD ma era un HD normale. Insomma, è una cam abbastanza scarsa. E allora, ci sono molti che conosco io che magari usano delle Xiaomi cinesi, magari usano delle Nilox perché vogliono magari risparmiare. Quello che vi consiglio io è però quando fate un motovlog, il bello del motovlog è proprio vedere magari la strada, quindi è bello il fatto che si veda bene i colori, si vedano bene le riprese, che l'angolo di visuale sia ben aperto e che si vedano più cose possibili. Quindi mio consiglio, lasciate perdere le marche cinesi, anche che fosse la Nilox, anche che fosse la Xiaomi, che comunque è ottima, e andate sulle GoPro. Appunto, andate su questa GoPro, sulla Hero 5 Session, che si trova anche poco su Amazon. Qual è il bello della Hero? Che ha un software veramente buono, facile da usare, che funziona bene, sia su Android che su iPhone. Io ho un iPhone, iOS 12, una nuova beta, funziona tutto tranquillamente. Cosa succede? Che voi andate ad accendere la GoPro dal tastino dietro. Si connette in automatico con la rete wifi, diciamo che crea una rete wifi a quale il telefono si connette. Una volta che il telefono è associato alla GoPro, voi potete fare tutto quello che volete sulla GoPro, ovvero potete andare a comandarla dal telefono. Quindi potete andare a comandare i vari settaggi, quindi magari l'apertura, super view normale, potete cambiare i frame per secondo, le scene, potete fare tantissime cose, tutto dal telefono. Ed è quello che vi consiglio io. Quindi, software perfetto, sempre aggiornato. Mi raccomando, se potete, prendetevi una GoPro. Se poi magari avete spendere di più, prendete anche una Hero 6, ma prendetevi una GoPro perché il software funziona bene. Per quanto riguarda invece l'ultimo discorso, allora quello su come editare poi i video. Allora, io come software sono 6 mesi più o meno, 5 mesi che uso Filmora, che vedete girare qua dietro. Filmora non è il software perfetto, non è il software migliore che esiste in commercio, perché c'è Premiere, c'è Final Cut, c'è DaVinci, anche Sony Vegas comunque è superiore. Però diciamo che questo è il software che per me va bene, perché io cosa devo fare? Devo scaricare dei filmati, devo montarli, tagliando delle scene, magari cambiando i filtri, mettendo delle musiche. E diciamo che questo software, questo Filmora è perfetto per me. Costa poco, costa la licenza 60 euro, se volete acquistarla, se no c'è anche la versione gratuita che però vi lascia il logo alla fine, diciamo la filigrana sul video.
Io l'ho acquistato perché dopo un mese che l'ho provato mi ero trovato veramente bene. È molto comodo perché vi permette di modificare sia le scene a livello di colori. Infatti, secondo me, io sono un amante, se qualcuno se ne intende, di colori molto saturi. Per esempio come i pannelli Super AMOLED dei cellulari, quindi a me proprio piace che i colori esplodano e quindi diciamo che con questo appunto con Filmora posso andare a modificare tranquillamente in facilità la scena sia con dei preset di colori sia manualmente. Anche qua permettono di farlo tutti questa cosa, però con Filmora mi trovo bene, lo trovo una cosa molto più facile, è un software secondo me molto completo in tal senso. E per il resto invece magari molti si preoccupano su che tipo di computer si può far girare un programma di editing video. Io vi dico, il mio computer ha 3-4 anni, è un semplice i3 3220, è un 3,3 GHz con 8 GB di RAM e una GPU, una GTX 750 Ti, quindi niente di che, eppure il software gira tranquillamente, riesco a editare tranquillamente, e quindi diciamo che è anche abbastanza leggero rispetto magari ad altri programmi dove magari ci vuole più potenza di calcolo. Quindi detto questo, usate Filmora. Che dire quindi della cam? Allora, è una cam che io assolutamente vi consiglio. Sono andato a, diciamo, a primo tentativo, ma ovviamente ho visto a gennaio, quando ho deciso di prenderla, ho visto tante recensioni per vedere un po' se poteva fare a caso mio. Quindi poi sono andato a comprarlo, c'era un'offerta al media e sono andato a acquistarla su 220 euro e vi dico, in 6 mesi non ho mai avuto mezzo problema, ha un'ottima qualità video, è facilissimo da usare, si connette tranquillamente con iPhone, non ha problemi con Windows e soprattutto quello che ha è un'ottima ripresa video, perché magari uno può pensare l'Hero 5 Black, l'Hero 6 costano 200 euro in più, quindi hanno anche una differenza abissale nella resa video. In realtà vi dico, non è così, la resa è abbastanza simile, quello che cambia dai top di gamma Hero 5 e Hero 6 sono le cose come i dati di telemetria, specialmente quella è la differenza principale. Quindi spero che questo video possa esservi stato utile, era un video un po' informativo, oggi non andavo in moto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, DNA del Biker ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!